Allora, riparto io. Certo, poi così non ti prego, vedo che hai un nutrito gruppo di ospiti. E sto sulla musica anche io. Ah sì? Sorpresa, sì. Questa è una piacevole sorpresa. Allora, questi cinque giovani contraioli senesi hanno a che fare con la musica. Vabbè, intanto sono contraioli, hanno a che fare col palio, con le contrade, e io vado a presentarli. Nicola Pilli, contraiolo dell'Oca, sì. No? Poi invece quattro lupa, se non sbaglio. Lupa. Tre lupa e un bruco. Allora, Giulio Bruni, Alessandro Gronchi, lupa lupa, bruco Simone Salvini e Duccio Oliveto, lupa anche lui. Allora, perché sono qui? Perché loro si sono messi in testa di fare, a loro piace cantare come nella tradizione della nostra festa, delle nostre contrade, verrebbe dire quasi come era nelle tradizioni della nostra festa, perché in fondo oggi non è che si canti poi così tanto in contrada. A loro piace molto e da una passione comune loro hanno deciso di fare qualcosa in più, di fare uno studio approfondito, di fare una ricerca che è durata qualche anno e di giungere poi a fare qualcosa di concreto, cioè mettere insieme l'amicizia, la passione, l'attaccamento alla contrada, il cantare in contrada con una ricerca appunto approfondita, e tutto questo sfocia come un grande fiume che va verso il mare in che cosa? In un CD che uscirà a dicembre. A dicembre uscirà questo CD, loro dicono: noi non siamo un gruppo musicale, non abbiamo nomi, non vogliamo dire niente, poi troverete invece un nome per il CD ovviamente, che questo CD metterà insieme quante canzoni. Sentiamo Alessandro Gronchi. Buonasera Daniele, buonasera a tutti. Il CD è ancora in fase di progettazione, si ipotizza che conterrà 20-25 pezzi, e ti ringrazio intanto per aver fatto una fotografia molto precisa di quello che noi siamo, da dove siamo partiti, amici, con in comune la passione per il canto popolare di Siena. Siamo partiti da lì e abbiamo provato a fare un passo oltre, cercando non solo di migliorare nel cantare, ma anche in cosa cantare, quindi la scelta dei pezzi, gli arrangiamenti, un paio d'anni di lavoro, perché nessuno di noi ha una preparazione musicale strettamente detta. E quello che dopo due anni è venuto fuori è qualcosa che a noi soddisfa abbastanza, qualcosa, come hai detto te, che può ricordare quello che è il canto di Siena, dei nostri nonni, ma anche quello attuale nelle feste titolari delle contrade. Tutt'oggi i ragazzi cantano così, anche noi, e veramente siamo soddisfatti del lavoro portato avanti. Il CD, come ha detto, uscirà a dicembre, ancora c'è un po' di particolari da definire, ma diciamo siamo addirittura d'arrivo. Bene, Duccio Oliveto, fra l'altro, diciamo che c'è tuo fratello Francesco Serrato, che è, come dire, il maestro che segue la registrazione effettiva del CD, che è anche un po' pignolo, mi dicono. Sì, per noi molto pignolo, perché appunto venendo da contrada, un poco più, qualche vicolo in qua e là, trovarsi davanti in uno studio di registrazione, diciamo quasi professionale, con uno che ti sente con delle cuffie e dice: no, si rifà perché non siete insieme, sei calante, noi termini anche un po' per noi nuovi, e ci siamo trovati un po' spiazzati, però ci siamo adattati. E pignolo per noi ancora di più, anche per questo motivo qua, perché noi non siamo per niente professionisti, e quindi lui ci ha curato molto e ci ha anche migliorato molto, perché non avendo una scuola alle spalle, anche semplici accorgimenti sulla timbrica, sull'impostazione, ci faceva fare ginnastica, mascelle, respirazione, tutte cose nuove. Poi ora messa così sembra che sia anche un prodotto professionale. Poi, ma poi invece in a Natale la gente si renderà conto che è veramente un prodotto professionale, fatto con quei criteri di passione, di amicizia che si diceva prima. Tra l'altro in famiglia hai una specie di supervisore, quantomeno sul fronte della ricerca, che è Luigi Oliveto, che salutiamo. È mio tuo padre, babbo. Sì. No, anche questa è una garanzia. Nicola, fra l'altro, diciamo, ecco, la vostra composizione stasera è un po' monca, come dire, per evidenti effetti contrari.
contradaioli, diciamo. Sì, Palieschi, buonasera a tutti. Ci manca un ondaiolo che è Giacomo Salvini, e che è della sezione Bassi, praticamente. E niente, stasera chiaramente per cause di forza maggiore, diciamo così, non è con noi. E comunque noi siamo in sei. E Bassi potevo venire anch'io, ecco. E anch'io fa la mia parte. Quindi niente, che la nostra formazione è composta da due bassi, due primi e due secondi, come si suol dire insomma in questi casi. E chiaramente sarà un CD polifonico, anche perché sono canti polifonici, quindi tali devono rimanere, e abbiamo cercato il più possibile di curarla questa cosa, cioè quindi lo studio a cui facevi prima riferimento è anche proprio verso le tre voci che vanno a comporre poi il risultato finale, insomma. Allora, il risultato finale, ora poi parleremo anche con Simone Salvini e con Giulio Bruni ovviamente, però il risultato finale, noi ve lo anticipiamo un po', perché facciamo una cosa che non si fa mai, no? Perché i CD devono uscire, ma da noi, però questo gruppo di contrarioli ci ha fatto questo regalo, hanno selezionato alcune canzoni che sono già a posto anche per il pignolo Francesco Oliveto. Hanno deciso però, siccome dice che vi si fa sentire una cosa che è su una traccia CD, no, ve la sceneggiamo anche. Allora, wow. Hanno, no? Pensa che pensierino, sì. E allora la loro voce, la loro musica, alcune anticipazioni di questo CD con delle belle immagini di Siena. Io chiederei alla regia se partiamo, siamo quasi nella notte, non c'è silenzio per fortuna, ci siamo noi, partiamo con Nel silenzio della notte. Silenzio della notte, io la vidi in un bianco velo, mare ad angelo sceso dal cielo, io la vidi e mi svanì. Quando il tempo era ad amarsi, mi sprezzavi in amor mio, ora poi mai detto addio, della musica moderna, un tributo, no? Rendono omaggio. Un po' di emozione ce l'avrete anche voi, penso, Giulio Bruni. Sì, l'emozione soprattutto per il fatto che comunque non è la nostra professione, non è il nostro lavoro fare i CD e cantare. La cosa che ci siamo prefissati in questo progetto era di creare un oggetto che rimanesse anche alle generazioni future, quindi essendo noi, diciamo, ragazzi di contrada, non professionisti, che abbiamo solo la passione per le contrade, Siena e diciamo anche per il canto, visto come era anche stato detto dianzi, c'è un po' anche nelle contrade si canta un po' meno rispetto anche a 20-30 anni fa. Un po' anche per risvegliare un po' la passione in qualche persona che magari è timida e di dare un input. Tutto questo ovviamente rimarco il fatto che lo abbiamo fatto in maniera amatoriale, quindi come si canta in contrada, quindi non come canterebbe un coro professionista, ecco. Comunque l'emozione c'è e speriamo che venga ripagata. Ecco, Simone Salvini, fra l'altro io immagino quando vi preparate, no? Nelle sere d'inverno eccetera, che ovviamente prendete il tè e i pasticcini. Sì, tutto rigorosamente light. Esatto, tutto light. Sì, ecco. Quindi si va appunto dai pasticcini al costoleccio, al salsiccione. No, insomma, un po' di vino ovviamente. No, ma quello dopo, insomma, quello così. Dopo. No, però è un bel modo di stare insieme, no? Sì, assolutamente sì. Un modo genuino di stare insieme e di condividere sentimenti, amicizie, passioni,
quant'altro. Insomma. Bene, allora sentiamoci un altro regalo che ci fanno questi nostri amici. C'è un secondo pezzo che è stato preparato e appunto sceneggiato, diciamo, con alcune foto di bellissime di Siena, e la canzone stavolta è Sei bella, sei splendida. Se la regia è pronta può mandarla in onda. Sei bella, sei splendida, di bianco vestita, coperta hai la fronte di un candido velo, in mezzo ai profumi di splendide feste, dei sogni. Assolutamente felicissima di questa loro proposta, di questa loro veramente pubblicazione che arriverà tra poco, perché il senese nasce, no, un po' con il canto nel DNA, però si è un po' affievolito giustamente come dicevano loro, invece è giusto riportarlo insomma nei rioni e che diventi ancora una tradizione assolutamente legata non solo al palio ma anche a tutto l'inverno. È così, infatti io lo vedo anche come una specie di grande abbecedario, no? Per i ragazzi, per i bambini delle scuole eccetera, ma insomma vedremo, tante idee potrebbero venire fuori. Fra l'altro le immagini, diciamo, in gran parte sono di Nicola Pilli, che oltre a dilettarsi, diciamo, di tante cose è anche un bravissimo fotografo. Ecco, la tradizione che emerge da queste canzoni è quella del canto senese, però quella che abbiamo sentito finora, però nel CD, come dire, avete anche assorbito dei testi, delle canzoni che vengono da altre culture. Sì Daniele, il CD è né più né meno che la fotografia di quello e come si canta in questi anni, negli anni 90, 2000 a Siena.
ed entrano a far parte del repertorio degli Stornelli anche canzoni che noi consideriamo senesi a tutti gli effetti, perché le cantiamo nelle contrade, che però magari hanno estrazioni diverse, ad esempio canzoni popolari portate a Sanremo a Canzonissima degli anni 50, piuttosto che pezzi Stornelli di estrazione geografica differente, della Maremma piuttosto che del Nord Italia, e le consideriamo nostre perché le cantiamo. Ecco, quindi, tra l'altro la Maremma stasera non la sentiamo, ma ci sarà Maremma Mara. Ci sarà Maremma Mara. Senz'altro. E allora andiamo su un altro pezzo che ha un titolo, Quando sarai sul campo, ecco, di che estrazione è, che tradizione ha, diciamo, questa canzone? Quando sarai sul campo è uno stornello che anche quello definisco senese a tutti gli effetti, perché l'ho sempre sentito cantare, lo canto anch'io, le estrazioni non so se possono essere considerate canzoni di guerra, anarchiche, diventate no, perché popolari. Poi avrete Caserio nel CD, anche Caserio, esatto. Siamo nella canzone anarchica, adesso ci sentiamo e ci vediamo le immagini di Quando sarai sul campo. Quando sarai sul campo, anche qui davvero delle belle sensazioni. Abbiamo ancora un'ultima canzone da sentire e da vedere anche con delle belle immagini, poi magari proviamo ad andare in Piazza del Campo. Certo, no? Che sì, dalla nostra Sofia. Bene, e allora concludiamo, volevo chiedervi un'altra cosa, ecco, magari a Nicola volevo chiederla, vi sentite in qualche modo anche così un po' la responsabilità di raccogliere anche dei testimoni importanti, no? Mi viene in mente Mario Mariotti, ma insomma anche come dire, cantanti popolari, no? Io ricordo delle splendide serate passate in Val di Pania con Beppe Di Bedo, Ciotolino, insomma, voglio dire, un modo di cantare e di ritrovarsi insieme anche che ci mischia fra persone di varie contrade, è una bella responsabilità. Sì, dunque, infatti questo è uno dei nostri obiettivi del CD, cioè anche rivalutare e riscoprire autori che a nostro modo si stanno un po' perdendo, tra cui Mario Mariotti, tra cui il Gessaiolo, che comunque hanno fatto la storia del canto popolare, e il nostro intento è proprio quello di riuscire a farli ricantare tutti insieme, cioè perché purtroppo nelle contrade non ci sta molta gente della contrada, no? Quindi prima l'aggregazione avveniva nella contrada e naturalmente si cantava perché si stava insieme. Ora non ci sta tanta gente, quindi non ci si ritrova e quindi non si canta. Quindi riscoprire anche tracce che si troveranno poi nel CD di Mario Mariotti, appunto, noi le abbiamo inserite proprio perché si riesca poi a cantare tutti, cioè tutta Siena, si spera, questo è il nostro desiderio, tra 10 anni sentire i ragazzi giovani che ricantano Mario Mariotti o che cantano gli Stornelli del Gessaiolo, che magari ricantati, ereditati da coro, sono più cantabili, perché indubbiamente lui le ha registrate, sto parlando del Gessaiolo, in un modo un po' particolare a menestrello, e noi abbiamo cercato di renderlo un po' più
corale, un po' più cantabile, proprio per far sì che la gente si ritrovi e canti con piacere. Queste cose sono ormai dei tempi andati, sono dei tempi che non ritornano più, insomma, come dice una canzone. Esatto. Duccio Oliveto, un'ultima domanda, si accennava prima anche con Alessandra a questo tema, per esempio delle canzoni addirittura di Sanremo, che sono state in qualche modo assorbite dalla tradizione del cantare insieme in contrada. Sì, ci siamo nel nostro piccolo divertiti a fare un po' di ricerca e appunto non ci rendevamo conto che canzonissima, ci sono dei pezzi, io non saranno probabilmente stasera in ascolto, ma saranno nel CD che uscirà a dicembre, tipo il Buon anno, buona fortuna, che è il titolo originale, e quello è di Bixio, scritto da Bixio, portato al successo da Bruni. E però ecco, queste noi si pensa che sia addirittura qualche contrada, se la ritiene come propria, perché si canta da sempre questa contrada, però non è roba nostra, cioè non è che c'è stato un gessaiolo, un Mariotti che si è messo a comporre. C'è stata una contaminazione. Sì, ecco, ci sta che fra 10 anni, 20 anni si canterà. Le canzoni che prima abbiamo sentito, tra l'altro bellissima davvero la canzone in cui abbiamo la prima cosa bella di Ricchi e Poveri, perché si sente ora qualcheduno, perché magari è uscito un film, si canta, e allora. E mio figliolo magari dice mi babbo la cantava, e si crederà che sia tradizione, che magari l'abbiamo fatta noi, perché ce la sentiamo cantare, però è così. Allora io passerei un attimo la palla a Valentina, sì, perché dobbiamo andare assolutamente a collegarci con la nostra Sofia, perché Piazza con Vista naturalmente anche per questa edizione 2012 vede la sua presenza assolutamente indispensabile, proprio per darci la sua fotografia dalla Piazza del Campo, visto che noi siamo a pochi metri ma non possiamo vedere cosa succede in realtà all'interno della Piazza del Campo. E allora la linea a Sofia e poi torniamo qua in diretta. La regina della piazza. È il caso di dirlo. Allora, come omaggio anche a Sofia, anche a Piazza del Campo, noi concludiamo questo angolo, diciamo, della canzone tradizionale senese proprio tirando fuori uno dei pezzi classici. Nicola parlava prima del gessaiolo. È così, Duccio Oliveto? Sì, sono stornelli, ora stasera passeranno poche strofe e poi saranno messe, adesso vediamo, all'interno del CD, il prodotto finale, saranno diciamo sparpagliate un po', dopo un po' di tracce passeranno questi stornelli, perché quasi siamo arrivati, un intermezzo, sì, diciamo. Ecco. Li mettiamo proprio come intermezzo, perché siamo arrivati a scriverli e venivano fuori 12 strofe, 14 strofe, allora abbiamo deciso di sparpagliarle un po' qua e là, anche perché la ricerca dei pezzi, dei brani che abbiamo fatto, e siamo andati molto nel particolare, poco conosciuti, per spezzare anche un po' questo andamento, poi se no l'orecchio dell'ascoltatore magari si annoia, allora ogni tanto entra questo scherzo, diciamo, certo, questi stornelli. E la voce del gessaiolo chi la fa? È toccata a me, che è tutto un altro tipo di voce, e quella era una voce irripetibile. Sì, diciamo l'opposto, la mia molto un po' più acuta. E mi hanno messo sta chitarra addosso e ho cercato di fare il meglio, però appunto non essendo professionisti si vede. Vediamo che lavoro prima o poi. Anzi, sentiamo e vediamo, può partire questa serie di stornelli. Ci sono 3 cose al mondo da ricordare: la gioventù, la mamma e il primo amore. La gioventù poi passa, la mamma muore, resta la fregatura del primo amore. E amore, 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 e amore è un corno, di giorno mangio e bevo, la notte dormo. Dimmi come ti chiami, mi chiamo Lola, figlia di 100 papi, mamma sola. Dimmi come ti chiami, mi chiamo Bravo, di giorno mangio e bevo, la notte lavo. Batto più battaglie la tua sottana, di tutta la marina americana.
Non sono professionisti, però io vi devo dire che il risultato è veramente bellissimo. Complimenti, davvero. È così, davvero bello. E fra l'altro, con questi stornelli cinesi si potrebbe, perché venivano a mente, no? A tutti noi, potremmo continuare, ma già dobbiamo continuare la nostra trasmissione. Io quindi, come dire, ringrazio davvero di questa anticipazione Nicola Pilli, Giulio Bruni, Alessandro Gronchi, Simone Salvini e Duccio Oliveto, con Francesco Oliveto e anche Gigi Oliveto. E tutta la famiglia. Davvero grazie di questo regalo che ci avete fatto. E buon lavoro. E come dire, un breve stacco di pubblicità e poi torniamo a Piazza con Vista. Certo che sì.